Ciao ragazzi, eccomi tornata finalmente in un nuovo video. Buon anno nuovo, oggi è il 1° gennaio 2021, anno nuovo, vita nuova, così si dice. Speriamo che quest'anno sia un anno migliore di quello appena passato e speriamo di tornare alla normalità perché inizia ad essere davvero stancante e pesante questa situazione, quindi speriamo in bene e di poter tornare piano piano appunto alla normalità e vivere la nostra vita tranquilla e serena. Oggi vi faccio vedere i regali di Natale che ho ricevuto. Parto dai regali un pochettino più piccoli perché poi quelli più grandi fisicamente non ho potuto portarli qui, anche perché uno non c'è ancora e l'altro è già posizionato in casa, quindi parto dalle cose un pochettino più piccole e poi vediamo i regali un po' più grandi. In questa shopper ho messo proprio tutti i regalini che ho ricevuto appunto il giorno di Natale. Io, come da tradizione, apro sempre i regali il 25 dicembre la mattina dopo essermi svegliata. Ho ricevuto da una collega questo guanto tutto rosso, quindi decisamente natalizio, con i gnomi e i gufetti. Devo dire che questi vengono sempre utilissimi in cucina per sfornare le varie cose del forno. Poi ho ricevuto questo carry-on con all'interno dei biscotti al burro, che ovviamente sono già andata ad aprire ed assaggiare, non ho potuto resistere. Ed eccolo qui. Poi c'è questa pochette piccolina con le rose. Volendo si può utilizzare anche come portachiavi, vedete? E penso questo di tenerlo in borsa per contenere magari o le monetine o l'igienizzante per le mani, anche se in realtà all'interno della pochette c'è uno specchietto che in realtà viene sempre molto comodo da tenere in borsa. Io non ho questa abitudine, però adesso che ho lo specchio inizierò ad utilizzare questo accessorio. Poi ho ricevuto due profumatori per il bucato. Ultimamente, in questi ultimi mesi, al posto dell'ammorbidente per profumare il bucato sto proprio utilizzando appunto queste essenze, questi profumatori, e devo dire che mi piacciono tantissimo. Questo in particolare è del brand Le Essenze di Elda, essenza di diamante, profumatore concentrato per bucato. Ha un profumo di pulito, questo molto molto buono. Non riesco a descrivervelo, però sa proprio di bucato fresco, di bucato appena steso. Ha proprio un buonissimo profumo e non vedo l'ora di provarlo. E poi questo che è praticamente sempre un profumo per la lavatrice, Terre Selvagge. Questo è più leggero rispetto all'altro, si sente, ma il profumo è leggermente più delicato. Non vedo l'ora di provare anche questo, perché ripeto, da quando utilizzo i profumatori per il bucato non posso più farne a meno, perché sia in lavanderia che sui capi resta un profumo davvero buonissimo. Vi consiglio di provarli, poi fatemi sapere come vi trovate. Secondo me profumano molto di più rispetto all'ammorbidente. Poi un regalo che io apprezzo sempre tantissimo sono le tazze. Sapete che sono un amante delle tazze, anzi in realtà ho dimenticato di preparare altre tazze che ho ricevuto, dopo le vado a prendere. Questa è una semplice tazza bianca con all'interno questo cucchiaio che è infilato all'interno di questo pezzo di cioccolato, bevanda al cioccolato solubile. Infatti si va a versare all'interno il latte caldo, si infila questo cucchiaio con la cioccolata, questa si scioglie e diventa poi una bevanda al cioccolato da bere, e non vedo l'ora di provarla. Quasi quasi potrei o prepararmelo oggi per merenda oppure stasera mentre guardiamo il film di Harry Potter, perché durante queste vacanze di Natale stiamo guardando tutte le sere un film di Harry Potter. Poi ho ricevuto questo alberello bianco e legno con il countdown, quindi come sorta di calendario dell'avvento per arrivare poi al 25 dicembre, ovvero il giorno di Natale. Lo trovo davvero carinissimo, si sposa molto bene, lo sapete, con i miei colori. Infatti l'ho posizionato subito sul mobiletto qui
vicino a, insomma, dove c'è la TV. Anche se ormai Natale è passato, però il 25 dicembre l'ho messo, insomma, sul mobile insieme alle altre decorazioni di Natale, e l'anno prossimo lo utilizzerò proprio come countdown. Poi ho ricevuto questo kit che trovo delizioso, guardate quanto è bello il pack, con all'interno una crema e una maschera viso con olio essenziale di arancia antiossidante. Quindi abbiamo la crema viso e la maschera viso. Sapete che io sono un amante delle maschere, sono un amante della skincare, quindi quando ricevo questi regali mi fa sempre davvero tanto piacere. E poi un altro regalo che io apprezzo sempre tanto 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 sono le calze pesanti da mettere per tenere in casa. Queste sono natalizie, guardate quanto sono belle, con disegnata la renna. Ci sono appunto le corna e c'è il musetto, sono deliziose. Io ho tante calze natalizie e le utilizzo sempre. Quando arriva questo periodo dell'anno indosso solo ed esclusivamente questo genere di calze, che ovviamente poi camminando scalzo ogni due giorni le butto in lavatrice. Queste tra l'altro sono anche antiscivolo, quindi comodissime, le adoro. Poi ho ricevuto altre tazze, queste sono della Ernesto, sono nello specifico dei bicchieri termici per il cappuccino. E infatti la cosa bella di queste tazze, che in realtà non ho ancora aperto perché ci tenevo a farvele vedere confezionate bene, non le ho aperte, queste sono un piccolo pensierino di mia mamma e di mio papà, oltre al regalo più grande che ci hanno fatto. Mia mamma le ha prese per lei, mi sono piaciute tanto e quindi ha pensato bene di prenderle anche per me. Ne ho aperto uno per farvi vedere, così completamente trasparente. Io tra l'altro amo questi bicchieri, queste tazze, perché mi piace proprio vedere lo strato di caffè e lo strato di latte, di schiuma. Questo è appunto un bicchiere termico, l'ho già provato e è pazzesco, perché dentro la bevanda è bollente ma da fuori non si percepisce assolutamente, e questo bicchiere tiene a lungo la bevanda all'interno calda oppure fredda. È un set da tre, dopo li butterò in lavatrice così posso finalmente iniziare ad utilizzarli. Poi, come vi dicevo prima, ho ricevuto altre tazze, magari vi metto la clip qui così non vado a prenderle. Sono delle tazze della Mulino Bianco, sono quattro tazze di quattro colori diversi, colori pastello, c'è un rosa, un verde, un azzurro e un giallo. Sono molto grandi, sono super capienti, si può fare un cappuccino mega galattico e mi piacciono tantissimo. E restando sempre in questo tema, quindi caffè, tazze eccetera, ho ricevuto questa box pazzesca da, vediamo se riesco a farvi vedere la scatola chiusa, da 100% arabica. È una ragazza che gentilmente ha voluto omaggiarmi di questa box. Lei realizza, ha un negozio che vende appunto tutte queste cose dedicate alle macchine del caffè, bevande, tè eccetera, e ogni mese realizza una box contenente un po' di prodotti. Nello specifico costa 35,90 euro, ed ogni volta che ricevete a casa questa box all'interno potete trovare un buono sconto per l'ordine successivo. La spedizione è totalmente gratuita e ci sono un sacco di cose all'interno. Questa nello specifico che sto per farvi vedere io adesso è la box di gennaio. Qui sotto vi lascio il link del suo profilo Instagram e anche il link del suo canale YouTube, perché spiega un po' nel dettaglio poi tutti i prodotti che vende. All'interno della box ho trovato questi biscotti croccanti pasticcini al miele delle Dolomiti, che non vedo l'ora di assaggiare. Poi c'è un'altra tazza, quest'anno ne ho ricevute davvero tante e mi piace perché faccio la collezione, questa completamente, diciamo, bianca con la scritta tè. E poi l'interno è di questo color carta da zucchero scuro, molto molto bello. Poi ho trovato questo infuso ai frutti rossi che non vedo l'ora di provare, amo le tisane ai frutti rossi. Dopo ci sono, c'è questo set di zollette di zucchero con disegnato la teiera. Guardate tra l'altro la confezione quanto è bella, cioè mi spiace quasi aprirla perché è davvero deliziosa. E poi ci sono dei cioccolatini, infatti a forma, diciamo, di caramella, confezionati sotto forma di caramella. Questi sono alla nocciola, dei cremini alla nocciola, e saranno sicuramente buonissimi, già me li immagino perché io amo i cioccolatini cremini, questi qua che si sciolgono praticamente in bocca. E dopo, carinissima, mi ha aggiunto anche la calza della Befana, tra l'altro guardate,
Quanto è bella. Questa non fa parte della box di gennaio, però lei ha voluto farmela provare e all'interno ci sono diverse capsule per la macchina del caffè, in particolare questa, queste sono per la dolce gusto, perché sapete che io ho la dolce gusto. All'interno ho trovato quattro tipologie diverse. Questa con il tappo blu l'ho già provata, è al tiramisù ed è buonissima, si sente proprio il sapore del tiramisù e mi piace berlo dopo, dopo il pranzo, dopo la cena. Questa invece con il tappino verde è un marron caffè al gusto castagna, questo ancora non l'ho provato. Poi questo con il tappino rosa è il tè al melograno e questo invece giallo è una cioccolata all'arancia e peperoncino. Questa dopo la provo perché sono troppo curiosa. Ci tengo davvero tanto a ringraziare Emanuela, che è la proprietaria insomma di questo negozio, che mi ha regalato tutto questo ben di Dio, e piano piano andrò a provare tutto. Poi Ste mi ha regalato, ci siamo fatti un pensierino perché dopo vi dico cosa ci siamo regalati insieme, però abbiamo voluto anche farci un presentino proprio per avere qualcosa da ad aprire il giorno di Natale. Io a lui ho regalato un pigiama di Intimissimi di Mickey Mouse e lui invece mi ha regalato questo abitino, guardate quanto è bello, natalizio. Questo è un maglioncino però lungo, quindi si utilizza come un abitino. Questo è bellissimo indossato con gli stivali quelli alti che arrivano al ginocchio e con la gamba poi insomma nuda senza calza, super super natalizio, guardate quanto bello, mi ha stupito, non me l'aspettavo. E invece il regalo diciamo principale che ci siamo fatti è stato il tavolo per la sala, quello che andremo a mettere al posto di quello che abbiamo adesso, però non è ancora arrivato, dovrebbe essere pronto per la metà di gennaio, quindi tra il 10 e il 15 al massimo. Appena arriva ovviamente ve lo faccio vedere, io non vedo l'ora di vedere come ci sta posizionato, sono troppo troppo curiosa. Invece i miei genitori ci hanno regalato la TV che abbiamo già messo, magari vi metto una clip ma sicuramente l'avrete già vista. Siamo passati da una TV 55 pollici a una TV 65 pollici, loro sapevano che volevamo fare questa modifica, o meglio dovevamo comprare la TV per la taverna, però abbiamo preferito prendere una TV più bella e più grande per la casa e quella che avevamo in casa fino a poco fa spostarla in taverna. Questo passaggio lo abbiamo già fatto, questo scambio. La TV diciamo noi l'abbiamo ricevuta in anticipo perché abbiamo approfittato del Black Friday, o meglio i miei genitori hanno approfittato del Black Friday e quindi l'abbiamo iniziato ad utilizzare un po' prima del Natale. Ci troviamo benissimo, pazzesca davvero, mi piace tanto. Invece i miei suoceri ci hanno dato la mancia, non sapendo cosa regalarci ci hanno detto prendete quello che volete per la casa, quindi stiamo già pensando cosa acquistare. Sapete che io non mi fermo mai, io ho già delle grandi idee in mente però non voglio svelarvi niente di più. Poi mi sono dimenticata di farvi vedere anche quest'altro regalo che da quando ho ricevuto ho messo subito qui all'ingresso vicino all'arena. Questo come vedete è un alberello di Natale con i fiocchi di neve e sotto c'è una candelina. Io sono un amante delle candele e quando la candela è accesa l'alberello si gira ed è una meraviglia. E l'ultimo regalo che vi faccio vedere è, ce l'ha regalato mia sorella, perché è un regalo sempre per la casa, è bellissimo, le avevo fatto capire che poteva esserci utile questa cosa e quindi lei ha pensato bene di regalarcela. Adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. Voi direte, che cos'è? Questo è un cuscino, ve ne faccio vedere, o meglio non è proprio un cuscino, però ve ne faccio vedere un altro perché sono due. Questo è decisamente più grande, infatti non ci sta neanche nell'inquadratura. Facciamo che riprendo quello un po' più piccolo, altrimenti spacco tutto. Eccolo qui. Cosa sono e per cosa servono? Queste sono le sedute che dobbiamo mettere sulle panchine del camino della taverna. Quindi adesso le vado a posizionare così vi faccio vedere l'effetto. Questo è un tortora, allora l'imbottitura all'interno è davvero morbidissima e super comoda, l'abbiamo già provato. E volevamo mettere appunto dei cuscini per creare un ambiente, un camino ancora più accogliente e comodo, anche perché le panchine essendo in marmo sono molto molto fredde quando ci si siede. Invece in questo modo, avendo un bel cuscino super imbottito, molto morbido e caldo, l'effetto è sicuramente diverso.
Questo è un color tortora, forse in videocamera il colore sfalsa un po', però è un tortora molto più scuro del tortora del camino. Secondo me stanno benissimo, adesso vi metto le clip così potete vedere l'effetto. E con questo è tutto, io spero che il video come sempre vi sia stato di compagnia, vi abbia fatto passare 15 minuti, 10-15 minuti, non so, di tranquillità e spensieratezza. Fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è stato il vostro regalo di Natale preferito. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!